Dunque, il riepilogo l'ho fatto l'ultima volta, quindi andrei un po' avanti. Quindi, l'ultima volta ho affrontato questo argomento. Quando andiamo a creare un oggetto, abbiamo visto che dobbiamo dichiarare la variabile del tipo, in questo caso stiamo lavorando con questo esempio cliente. Cliente è un tipo di dato. Quindi dichiariamo una variabile di tipo cliente. Poi dobbiamo creare la struttura di questo dato con new. Quindi new crea solo la struttura. Invece il costruttore va ad assegnare alle variabili di istanza, quelle che stanno dentro la struttura del dato, i valori opportuni. Il programmatore che crea questa classe, la classe cliente, decide lui quali e quanti costruttori deve avere la classe. Per cui chi usa questa classe può creare solo delle istanze andando a scegliere uno dei costruttori in maniera opportuna. Quando l'oggetto viene creato, oggetto, ove ricordo anche istanza della classe cliente, viene salvato nella memoria del processo, cioè del programma in esecuzione, il programma in esecuzione si chiama processo e ogni processo ha una sua memoria. La memoria del processo è gestita in due modi diversi. Una parte della memoria è gestita a stack. Gestita stack si dice così perché viene utilizzata una tecnica LIFO, che vuol dire last first out, per cui dovete immaginare che i dati in questo stack sono organizzati come se fossero una pila di piatti, per cui da una pila di piatti io se devo inserire un piatto lo inserisco in cima. Se devo togliere un piatto lo tolgo dalla cima, non è che vado a toglierlo da sotto rischiando di far cadere tutti i piatti che stanno sopra. Difatti stack lo traduciamo in italiano proprio compila. Quindi qui i dati vengono organizzati in una pila, in uno stack, dove l'ultimo, last in, inserito, è anche il primo ad uscire, first out. Le variabili reference, che sono delle variabili locali, non contengono un valore ed è ragionevole che sia così perché ogni istanza di classe, ogni oggetto non ha necessariamente un solo valore, ma ne ha tanti. Ha un insieme costituito da un nome dell'attributo, nome, cognome, codice fiscale, seguito dal valore. Per cui la variabile reference punta all'oggetto che si trova in un'altra area di memoria, il cui nome è heap. E questa freccia indica proprio il fatto che attraverso un nuovo cliente si può arrivare all'oggetto memorizzato nella heap. Questa freccia è in realtà un indirizzo di memoria. Quindi tornando all'esempio che ho fatto, abbiamo creato una classe, un nuovo tipo di dato cliente con le variabili di istanza private e quindi non accessibili dall'esterno per rispettare il principio di information hiding. Inoltre abbiamo fornito ben quattro costruttori che permettono di creare rispettivamente un cliente con le variabili di istanza, cioè queste qua, inizializzate ai valori di default. Oppure un cliente con un dato nome, un dato cognome e tutto il resto inizializzato ai valori di default. Un cliente con nome, cognome, età specificati e il resto, quindi il codice fiscale e l'indirizzo con i valori di default. E un costruttore invece che ha tutti i parametri, cioè tutti i parametri in grado di inizializzare tutte le variabili di istanza. Quindi quando creiamo il cliente, questo avrà già dei valori opportuni in tutte le variabili di distanza. Insieme ai costruttori
Istruttori abbiamo anche una classe, normalmente deve fornire i metodi get o getter che permettono di andare a ottenere da parte di un programma esterno il valore contenuto in una delle variabili di distanza e i metodi set che invece permettono di andare a fare le modifiche. E qua vi ho fatto un esempio per dimostrarvi che l'utilizzo dei metodi set piuttosto che l'assegnazione diretta di un valore ad una variabile, consente di verificare che il valore passato come parametro sia adeguato e possa essere effettivamente assegnato alla variabile. In questo caso, infatti, se l'età non è maggiore di 0, non viene fatta nessuna assegnazione. Naturalmente sarebbe meglio anche comunicare questa cosa all'utente. Ma per adesso non abbiamo ancora la possibilità di farlo. Un'altra cosa importante è che quando noi definiamo una classe come tipo di dato, quindi una classe che rappresenta un tipo di dato, ha dei metodi che non effettuano mai operazioni di input output. Noi possiamo inserirle quando programmiamo per verificare che tutto sia corretto, ma poi dobbiamo toglierle. Questi metodi non devono avere operazioni di input output perché non sappiamo chi le userà e in quale contesto, quindi non possiamo per esempio scegliere di utilizzare system.out.println perché un programma potrebbe utilizzare questi metodi in un ambiente completamente diverso dove non c'è un IDE e quindi non c'è neanche una console. Le operazioni di input output si mettono solo all'interno del metodo main. Domanda. Quindi possiamo aggiungere un main? La risposta è sì, ma il main in questo caso serve solo per il test della classe e non deve essere visibile all'esterno, cioè altri programmatori non devono neanche sapere che esiste. Io però preferisco utilizzare una classe a parte per fare gli eventuali test, come ho fatto qui, e non mettere il metodo main qua dentro, però si può fare. Un'altra cosa che abbiamo visto è che c'è anche bisogno di ridefinire, non è obbligatorio, ma è molto utile, ridefinire questo metodo toString che restituisce i valori delle variabili. Perché altrimenti quando stampiamo un oggetto viene richiamato il metodo toString della superclasse, cioè object, che ci restituisce una stringa poco significativa, cioè non ci fa vedere le variabili interne. Ultima cosa, all'interno di una classe è possibile avere metodi con lo stesso nome, caso particolare e più evidente sono i costruttori che hanno appunto tutti lo stesso nome perché un costruttore deve avere lo stesso nome della classe, non restituisce alcunché e possiamo avere più costruttori quindi con lo stesso nome, però questi metodi con lo stesso nome devono essere diversi per il numero e o il tipo dei parametri. Adesso per poter consentire ad altri utenti di utilizzare questo tipo di dato, sarebbe bene fornire anche la documentazione della classe. Quindi parto, anche se è una cosa un po' a volte noiosa, un po' lunga, però lo facciamo, ci impegniamo per farlo. Quindi, slash, asterisco, asterisco, invio la classe cliente definisce un cliente della banca. Punto. Autore Cinzia Bibi. Poi andiamo a scrivere qualcosa
no, niente, non si mette niente per le variabili di stanza private perché appunto non servono all'esterno. Ma scriviamo invece qualcosa per i costruttori, per ogni costruttore. Quindi slash asterisco asterisco invio e qua crea un cliente punto. Non c'è neanche bisogno qua. Qua, slash asterisco asterisco invio. Questo invece crea un cliente con il nome e il cognome specificati. Punto a capo. Farà nome il nome del cliente. Farà cognome il cognome del cliente. Poi, allora, qua c'è di nuovo nome, cognome, età, quindi faccio un copia e incolla. E aggiungo solo chiocciola param, param, età, l'età del cliente. Poi, qui abbiamo tutto, quindi mi conviene creare in automatico il commento e copio solo questo. Quindi qua crea un cliente con il nome, il cognome e l'età specificati. Qui vado a scrivere che crea un cliente con cognome, con il nome, il cognome, il codice fiscale, l'indirizzo e l'età specificati. Non virgola, ma punto. E qua devo ripetere, allora copio questo per nome e cognome. Vado a copiare anche l'età e aggiungo il resto. Quindi codice fiscale, il codice fiscale del cliente, l'indirizzo di residenza, tanto per aggiungere qualcosa del, non del cliente, vabbè, cliente. Poi, sui getter, anche qua sono più o meno tutti uguali questi commenti. Restituisce il nome del cliente. Return il nome del cliente. Adesso correggo, eh. Ritorno il nome del cliente e faccio la stessa cosa per tutti gli altri. Adesso i metodi get set, stessa cosa più o meno, cioè qua non restituisce niente ma va a modificare, quindi modifica il nome del cliente con il nuovo nome specificato. Specificato vuol dire passato come parametro. Farà un nome, il nuovo nome del cliente. Quindi anche qui faccio un copia e incolla. Ora ho inserito tutti i commenti di documentazione. Posso andare a creare la documentazione della classe. Quindi vi ricordo che si va in Project, poi Generate JavaDoc. Qui dovete aver indicato dove si trova il comando e basta andare nella cartella di installazione di Java, dentro alla cartella JDK, dentro alla cartella bin dove ci sono i binari troverete javadoc.exe.
lo selezionate e lasciate tutto così, non toccate niente, non andate qua a modificare public, non andate a modificare la destinazione, così i commenti di documentazione verranno generati dentro il progetto. Finish. Dite sempre yes to all. Qui abbiamo il file index, lo apriamo nel browser. Open with web browser. Qui abbiamo documentazione. La classe cliente che definisce un cliente della banca. Se entro nella classe, guardate che meraviglia. Qui